Benvenuti alla rubrica sportiva di Blogos Radio. Io sono Filippo Milani e oggi vi parlerò delle gare di canoa che si sono svolte qualche settimana fa a Casalecchio. Infatti, domenica 6 aprile, a Lido di Casalecchio, sul fiume Reno, si è svolta la 19ª edizione della gara interregionale di canoa slalom e, contemporaneamente, il primo campionato italiano canoa per atleti disabili. All'evento, che il Canoa Club Bologna ha organizzato per l'8º anno consecutivo, hanno partecipato 238 concorrenti nella prova individuale e 29 equipaggi nella gara a squadre, in rappresentanza delle 35 società sportive provenienti da tutta Italia. La specialità dello slalom consiste nel completamento di un percorso di 200 metri, segnalato da 18 porte direzionali, che devono essere superate in sequenza numerica e senza toccare le paline. Per la precisione, le porte bianco-verdi si superano in discesa, quelle bianco-rosse in risalita controcorrente. Le penalità vengono sommate in secondi al tempo finale, quindi 2 secondi aggiuntivi per chi tocca le paline, 50 per chi salta una porta. Ma sentiamo direttamente dalla voce del campione del mondo in carica, il casalecchiese Stefano Cipressi, in che cosa si differenziano canoa e kayak. In Italia canoa e kayak si tende a generalizzare, si tende a identificare canoa e kayak la stessa cosa. In realtà nelle altre nazioni la canoa è quel mezzo dove si sta in ginocchio e si pagaia soltanto con un remo a una pala sola, mentre il kayak si è seduti e si pagaia con un doppio remo, sia a destra sia a sinistra si può pagaiare. Inoltre, a Stefano Cipressi, vincitore della gara qui a Casalecchio, abbiamo chiesto come si è avvicinato a questa disciplina e quali consigli si sente di dare a chi desidera avvicinarsi a questo sport. Per ascoltare l'intera intervista è possibile scaricare il relativo podcast qui allegato. Ho iniziato con mio padre. Prima avevamo la sede distaccata giù al Ponte Lungo, che è nella zona di Santa Viola, nel quartiere Reno. Poi è una decina d'anni che ci siamo spostati qua al Lido di Casalecchio e siamo in comproprietà con i canottieri, con il gruppo canottieri Brasimone. Noi siamo il Canoa Club Bologna, io ho iniziato per gioco sui fiumi qua della zona. Ho iniziato molto presto, ho iniziato a 8 anni più o meno. Cioè andare sull'acqua ferma forse ancora un po' prima, 8 anni giù per i fiumi, ecco. È comunque uno sport sicuro, quindi puoi iniziare anche presto, vai a fare cose facili inizialmente. Poi piano piano con gli anni sono diventato professionista, sono entrato nel gruppo della Marina Militare, ora sono nel centro sportivo della Marina Militare e mi alleno comunque qua a Bologna. È stata dunque una bella giornata di festa e di sport, che ha visto confrontarsi sul medesimo percorso atleti normodotati e disabili. In particolar modo, si è trattata di una giornata speciale per gli atleti disabili del CIP, il Comitato Italiano Paraolimpico, che si sono affrontati nel primo campionato italiano Handy Kayak, in vista delle Olimpiadi di Londra 2012, alle quali, per la prima volta, la canoa sarà inserita come disciplina paraolimpica. Mauro Borghi, responsabile del CIP, ci ha spiegato l'importanza di questo riconoscimento per il movimento della canoa per disabili. Oggi a Casalecchio di Reno, per la prima volta in assoluto, sono stati fatti i campionati italiani di canoa slalom dopo 8 precedenti meeting, dopo che i parametri richiesti dal Comitato Italiano Paralimpico sono stati coperti con la rappresentativa di 10 società, 6 regioni e 22 atleti. Questo servirà per trampolino di lancio per le Olimpiadi di Londra 2012. Quindi tutto questo aiuta a raggiungere questi obiettivi molto importanti e la cosa più importante di tutti è gratificare questi atleti che secondo me lo meritano tantissimo perché il loro spirito di sacrificio e costanza e coerenza nelle cose pur di arrivare, diciamo che è l'obiettivo e il premio più importante per tutti. Bene, se vi interessa approfondire questo argomento, l'intervista completa a Mauro Borghi la potete scaricare nel podcast qui allegato. Per oggi è tutto, alla prossima puntata. Ciao!